Se mi seguite saprete che già da diversi anni preparo le castagne. Le ho fatte al microonde, in padella, al forno, al cartoccio. Ogni anno cambio qualcosina per renderle sempre più buone e più facili da sbucciare. Oggi faccio con voi le castagne perfette al forno. Iniziamo! Allora, per prima cosa dobbiamo incidere le castagne sia sulla pancia che sul dorso, facendo un'incisione non molto marcata, e cioè prendendo il guscio e magari anche un po' della pellicina, ma non il frutto. Lo possiamo fare con un apposito oggetto oppure con le forbici, o come sto facendo io, con un coltello semplicissimo, un normalissimo coltello. Tagliando, tagliando, vi faccio vedere una cosa. Guardate, le castagne buone sono dure. Guardate, se invece ci affondano le dita dentro, guardate, lasciatele stare oppure cuocetele, ma non vi aspettate che siano necessariamente buone. Questo è un trucchetto che potrà risultarvi utile anche quando le andate a comprare e magari le scegliete voi. Per non incidere il frutto, tenete leggermente rivolto verso l'alto o verso il basso, a seconda di come vi trovate, il coltello. Una volta incise tutte le castagne, nell'acqua mettiamo un po' di sale, aggiungiamo le castagne e da quando l'acqua ritornerà a bollire bene bene, le facciamo cuocere per 3-4 minuti, se sono grandi anche 5 minuti. Vi ricordo che se non volete bollire le castagne, le potete lasciare in ammollo per almeno 2 ore in acqua tiepida, anche più di 2 ore tranquillamente, le potete mettere anche a bagno la sera prima per il giorno dopo. Una volta scolate bene le castagne, le mettiamo in un canovaccio e le asciughiamo bene bene tamponandole. Una volta asciugate bene le castagne, mettiamo in teglia. E senza sovrapporle, mi raccomando, è importante non sovrapporle, e giriamo tutte con la pancia in alto. Una volta disposte tutte, le metto a cuocere a 180 gradi in modalità statica per 20 minuti. E dopo 20 minuti metto il forno in modalità ventilata a 220 gradi e faccio cuocere per altri 15 minuti. Ora toglietemi una curiosità. Io le ho comprate in provincia di Avellino e le ho pagate 6 euro al chilo. Ditemi quanto costano oggi da voi e dove? Ed eccole qui, appena tolte dal forno le mettiamo in un contenitore in cui ho messo, come vedete, un canovaccio bagnato. Ora le copriamo e le lasciamo intiepidire per 10-15 minuti. E allora, passati 10 minuti, vediamo un po'. Mamma mia, sono ancora caldissime. Ne assaggio una con voi. Guardate qua. Cioè, voglio far vedere lentamente come si sbucciano. Sto facendo piano piano per farvi vedere, però avrei potuto fare in maniera molto più veloce. E come viene via anche la pellicina. Guardate. Perfette. Eccezionali. Fatele. E fatemi sapere che cosa ne pensate tramite i commenti qui sotto. Se il video vi è piaciuto mettete un like, condividetelo. Se siete su YouTube cliccate qui sotto per iscrivervi al canale o qui sopra su Segui se siete su Facebook. Io vi saluto e prima di lasciarvi come al solito ne approfitto per augurarvi buon appetito.